Oggi ci troviamo in un punto particolare, ci hanno segnalato un castagno, un grande castagno, e non siamo nella zona di Marciana, bensì siamo nella zona est di Riva d'Elba, praticamente siamo in una zona che si chiama il Termine, che è collocata fra il Monte Giove e il Cavo. Proprio in questo complesso di monti c'è una spianata sopra ai confini con la miniera. Questa è una zona, noi pensavamo che si trovasse questo castagno, sì, c'è anche il castagno che vi facciamo vedere, ma ci sono delle cose ancora più belle e nel corso di questa trasmissione vi facciamo vedere tutto. Ora misuriamo il castagno e poi vi faccio vedere tante belle cose. Quello che è sorprendente è che non è che abbiamo trovato il castagno, ma abbiamo trovato questo enorme ciocco in fondo, questa enorme cosa, con 10 polloni. 10 polloni, ma vediamo quant'è la circonferenza del ciocco. I polloni non sono enormemente grandi, però l'altezza è di oltre 15 metri, mentre la circonferenza del ciocco, dove spuntano questi 10 polloni, è addirittura, vediamo di quanti metri, è una cosa impressionante, bellissima. E quello che è veramente bello di questa cosa, vediamo intanto la misura, 8,50 metri, 8,50 metri la circonferenza del ciocco, con 10 polloni alti 15-16 metri che vanno in su. Quello che è bello di questo castagno e anche degli altri che ci sono vicini, perché sono una serie di castagni, è che non è stato per nulla intaccato dal cinipide, e forse sarà perché le piante qui sono veramente curate. Guardate come questo castagno qui più vicino, venite a vedere, guardate questo castagno qui vicino in che modo è curato. Cioè qui il cinipide certamente non arriva dal degrado, perché in questa spianata, che sarà sì 1500 metri e larga un centinaio, c'è veramente una cosa d'una bellezza incredibile. Ma quello che è bello lo andiamo a vedere più là. Ma guardate come è stato tenuto bene qui. Da qui si vede bene il cavo, qui sotto, e tutte queste piante. E cosa è stato fatto qui? È stata ricostruita tutta la zona con i muri a secco, come era una volta, perché qui sopra c'è una casa che, ecco, la vediamo anche, la possiamo vedere anche delle immagini del passato. Quando questo signore che ha inventato questo agriturismo è venuto, la casa era in quel modo. Ora è diventata come la vediamo. Questa è stata rifatta. È stata rifatta tutta in faccia vista, ma diciamo che non c'è cemento. È stato fatto con mura a secco. Guardate che bellezza, ma in che modo è stata impostata. Guardate questa aiola creata qui sotto. Guardate qui come sono state conservate queste piante. Ecco, all'interno di questa aiola fatta in legno, fra l'altro, le piante di leccio, guardate che bellezza, sono piante che superano i 15 metri d'altezza, e non è che sono enormi come le grandi piante che abbiamo fatto vedere tante volte, però sono incastonate in un modo diverso. E guardate cosa hanno fatto per tenere in ordine questa zona. Tutti i muri a secco intorno fra il bosco e le piante, diciamo, da frutto. E tutte le piante che sono all'interno di questa spianata, siano esse selvatiche o domestiche, naturalmente è anche protetto. Ci sono tutti i fili elettrici, perché altrimenti, essendo circondato dal bosco, i cinghiali farebbero matanza tutti i giorni.
sono piante di una bellezza incredibile e di una cura particolare. Io invito chiunque a venire a fare una passeggiata qui, perché un posto così bello non ce l'ho neanche nell'immaginazione. Questa è veramente un'oasi particolare. Ma vi rendete conto? Qui in mezzo al monte, dove si pensava che esistesse solo le ferite della miniera, che sono a due passi, trovi una situazione come questa. Venite una volta e avrete la soddisfazione di vedere veramente un Eden.